Benvenuti al nuovo momento di condivisione della parola di Dio della domenica. Nel Vangelo della seconda domenica di Quaresima è descritta la trasfigurazione del corpo del Signore, che richiama la sua futura risurrezione. Ad essa siamo destinati anche noi. E nella risurrezione è evidenziato in modo più profondo il legame stretto tra l'anima e il corpo. Ora questo legame lo viviamo di riflesso nella quotidianità. Infatti, se nella tua anima ti senti preoccupato e stanco, di ciò ne risente anche il corpo. Così è quando sei nella pace, ne beneficia anche il tuo fisico. Esempio, la testimonianza di questo è la vita di Santa Rita. La tradizione racconta che poco dopo la sua morte il corpo emanava un profondo profumo di rose, come testimonianza della sua grande, della vicinanza della sua anima a Dio, che la sua anima era nella pienezza della pace del Signore. Io ricordo poi l'esempio di coloro che hanno rifatto tanto bene agli altri. Queste persone sul volto avevano sempre un sorriso e questo sorriso è rimasto impresso sul loro viso anche nel momento in cui hanno incontrato il Padre e sono nel passaggio da questa vita alla vita eterna. Quel sorriso era il segno che nell'anima loro avevano la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che potevano per vivere secondo la volontà di Dio, che per questo non hanno avuto timore nel momento in cui hanno incontrato il Padre Celeste. Dall'esempio di Santa Rita, di queste persone, motivo per guardare con serenità al momento dell'incontro, ma in particolare è un motivo per riconciliarci, per riconciliarti con il tempo che trascorre. Infatti, quando non si crede nella vita eterna, quando non si ha fede nella risurrezione, il tempo che passa è motivo di ansia, non solo per se stessi, ma anche per le persone alle quali sei legato, perché non si riesce ad accettare l'idea che il tempo passi. Quando hai fede, quando credi nella vita eterna, credi nella risurrezione, allora riesci a riconciliarti con il tempo e a non averne paura, sia per te che per le persone alle quali sei legato. Sia lodato Gesù Cristo.